tutti, benvenuti a Palazzo Morando. Mi scuso per il ritardo con cui sono arrivato, ma ho avuto un impegno di carattere amministrativo che si è protratto più a lungo di quanto avevo immaginato. Ma penso che sia l'introduzione del dottor Sassi, con cui mi sono a lungo confrontato nel momento di gestazione di questa mostra, sia naturalmente le parole del suo curatore, come sempre straordinariamente autorevole, Stefano Galli, abbiano dato la cornice esatta del senso e del significato di questa attività espositiva, che ha ovviamente una particolare risonanza in quello che è il percorso che abbiamo condotto e che stiamo conducendo a Palazzo Morando in questi anni, ovvero sia avere assegnato a questo luogo una missione specifica, che è quella di ripercorrere insieme alla città la storia di Milano, affinché la consapevolezza di ciò che Milano è stata, di ciò che ha abitato e attraversato la città di Milano, soprattutto nell'ultimo secolo, sia poi un elemento di responsabilità per valutare il presente che la città sta attraversando e ovviamente progettarne il futuro. Questo percorso appunto è un percorso, credo, particolarmente significativo, perché la collaborazione con Milano in Mostra ci ha permesso di affrontare sia attraverso tagli tematici la storia di Milano, sia attraverso i momenti invece approfondimenti di carattere più squisitamente diacronico, e quindi andando a isolare alcuni momenti cruciali nella storia della città. E sicuramente gli anni 60 sono stati un punto fondamentale, perché sono stati gli anni in cui, raccogliendo in un certo senso l'esperienza maturata nel dopoguerra attraverso quel grande progetto di rifondazione della città attraverso la sua infrastrutturazione culturale prima di tutto, ma poi anche sostanzialmente urbanistica e sociale, si arriva appunto a un momento di grande splendore e reputazione internazionale della città di Milano. La ferita, la cesura, la tragedia dell'attentato, di cui ricorrono appunto quest'anno un anniversario particolarmente importante, interrompe quel cammino, quel percorso, e se ci pensate bene lo fa attribuendo ancora una volta alla città di Milano una responsabilità nazionale, perché se negli anni 60 il driver dello sviluppo economico e sociale del paese riconosce in Milano la propria locomotiva, arrivando a definirla appunto come una sorta di capitale morale, proprio la ferita tragica, orrenda di Piazza Fontana introduce poi a livello nazionale quella che sarà la strategia della tensione e l'eversione che sui due fronti contrapposti del terrorismo dell'estrema sinistra e dell'estrema destra insanguinerà la nostra città e poi il nostro paese, attraverso appunto una stagione dove naturalmente la rifrazione su Milano è particolarmente pesante, e si arriva a quella Milano dove non si usciva la sera, o comunque si aveva una percezione di insicurezza, di paura veramente notevole. E tra l'altro colgo l'occasione per una piccola spunto, scusate, ma il microfono ha un funzionamento proprio con questo. Probabilmente si è reso conto della cosa che volevo dire, ma la dico lo stesso. Quando sento oggi certe forze politiche parlare di paura nella città di Milano, io mi chiedo dove erano e che tempi hanno vissuto negli anni 70, negli anni 80, nei primi anni 80, perché allora c'era veramente la paura della convivenza del tessuto sociale della città, che era costantemente insanguinata da fatti violenti che avevano una fortissima relazione con la criminalità organizzata, oltre ovviamente con il fenomeno del terrorismo. E chiaramente tanti sono stati gli sforzi e in un certo senso il lavoro congiunto che ha portato innanzitutto le forze dell'ordine, voglio ringraziare in particolare la Polizia di Stato per il patrocinio dato a questa mostra, ma naturalmente il lavoro della magistratura, la ritessitura del collante sociale che ha permesso al paese e alla città di uscire da quella stagione. E quello che si vive oggi è, come si può dire, neppure lontano parente di quella effettiva situazione di insicurezza, di pericolosità e di paura che si viveva in quegli anni in città di Milano.
Ma torniamo alla mostra e torniamo agli anni 60. Sicuramente il decennio degli anni 60 è stato irripetibile anche per la straordinaria fertilità che ha attraversato in maniera multidisciplinare tutte le forme in cui si esprimeva il pensiero creativo. E prima Stefano Galli faceva dei riferimenti che mettevano in connessione, a partire dai luoghi che gli artisti, gli intellettuali, ma non solo, tutti coloro che componevano il tessuto sociale della città allora frequentavano, e come questi scambi generassero appunto opportunità straordinarie di incroci e di intrecci che davano vita poi a un'ampia visibilità internazionale della produzione culturale della città. E questo aspetto multidisciplinare si rafforzava anche con l'alleanza che si riusciva a costruire a livello istituzionale. Penso per esempio, lo richiamava prima Stefano Galli, ed è curioso il fatto che mentre lui citava lo studio di fonologia, io stavo andando a recuperare su internet la notizia dell'esatta data di fondazione, che appunto è, come riportava giustamente Stefano Galli, 1955, ma negli anni 60, in cui lo studio di fonologia della RAI, diretto, fondato da Bruno Maderna e Luciano Berio, attrae a Milano personaggi del calibro di John Cage, di Karl-Heinz Stockhausen, di Henri Pousseur, cioè dei grandi compositori dell'epoca, che trovarono proprio qui a Milano, grazie alla collaborazione tra il tessuto culturale della città e l'istituzione RAI, un terreno fertilissimo appunto per poi realizzare grandi opere e sperimentazioni che avevano risonanza internazionale. Lo sviluppo urbano della città degli anni 60 rifletteva appunto anche questa espansione, questa apertura. E quel decennio, probabilmente irripetibile, è stato anche un decennio che, dal punto di vista della consapevolezza della città rispetto appunto al suo ruolo e alla sua responsabilità nazionale, ha segnato un punto essenziale e cruciale. Non dimentichiamo l'altissima qualità, io questo lo voglio ricordare, dei sindaci che la città seppe esprimere in quel decennio, delle giunte, delle composizioni dei consigli comunali, dove la politica era vissuta come una opportunità davvero cruciale di accompagnare e in certi casi anche guidare uno sviluppo sociale e economico di una città che naturalmente aveva riflesso una responsabilità nazionale. E sono arrivato in colpevole ritardo, quindi ho sentito soltanto una parte residuale del ragionamento che Galli stava facendo rispetto al paragone e al confronto che si può fare tra gli anni 60 e oggi. E io ritengo pericoloso in un certo senso avventurarsi in queste forme di comparazione, perché poi si rischia in un certo senso di sopravvalutare l'oggi o di sottovalutare quello che è accaduto ieri. Senz'altro però si possono dire tre cose rispetto al modo in cui oggi è utile leggere quel decennio. La prima considerazione è il fatto che in quel decennio nella città di Milano si sviluppa, così come è tradizione peraltro di questa città, la piena consapevolezza che non esiste sviluppo economico senza inclusione sociale. Cioè, in quegli anni sono tantissime le azioni e i programmi portati avanti principalmente allora dall'amministrazione comunale che sviluppavano processi virtuosi di inclusione sociale come elemento non di un'espressione caritatevole, ma del necessario supporto appunto allo stesso sviluppo economico della città. E questo secondo me è un insegnamento e un indice importante. Tra l'altro, scorrendo il volume, alcune di queste cose si possono anche lontanamente riconoscere. È un indice importante, dicevo, della riflessione che oggi possiamo condurre rispetto a come possiamo dare e immaginare per la città di vivere appunto anni che siano paragonabili a quelli. Il secondo punto, il secondo livello di analisi è proprio il tema della relazione internazionale, cioè della proiezione internazionale della città di Milano vissuta non tanto come appunto un progetto, come si può dire, di crescita esponenziale di reputazione, ma quanto come una condizione naturale e in un certo senso quasi endemica per una città come Milano, che ha avuto più di ogni altra città italiana presenze di dominazione internazionale nella sua storia e quindi ha un'attitudine al rapporto con il mondo che gli deriva in un certo senso dalla sua stessa storia, e che per la qualità di ciò che è in grado di produrre quando appunto vive anni di fervore positivo, stabilisce in maniera quasi naturale relazioni internazionali che la pongono poi al centro